Buongiorno cuccioline, siamo tornati da Gardaland. Quanto vi siete divertiti a Gardaland? Tantissimo, però io personalmente sono molto stanca, abbiamo camminato per 2 giorni di fila. Tu sei stanca? Abbastanza. Io sì, notte. Tu, ecco, perfetto. Ma domani dove si va? Dove si ritorna? A scuola, Vane, sei contenta? Sì, tu Ani? Insomma, Ani mica tanto. Poi fa anche ancora tanto caldo, veramente, veramente tanto caldo. Con quel grembiule sarà un'impresa domani tenerlo su. Comunque, dai, speriamo che ve lo facciano togliere. Ma adesso dove andiamo? Dobbiamo andare a comprare le etichette perché dobbiamo ancora etichettare i libri e le merende per la scuola, vero? Quindi andiamo? Sei Sì. sveglia? Ah, c'è un'altra cosa che devo comprare perché è finita e qualcuno oggi mi ha chiesto una merenda speciale. La? Sì, Crepe. ma cosa devo comprare? Nutella. La Nutella! Ma cosa? Però da merenda non andiamo al crepe. Oggi a merenda vi faccio la crepe. Ma cosa ti ho detto però, Anastasia, prima? Che Un la crepe. giorno a testa. No, alla settimana. Un giorno alla settimana potete mangiare la Nutella, non di più, perché altrimenti sarà l'ultimo barattolo che compro. Ma D'accordo? dove andiamo? Alle Adesso vediamo. Dobbiamo andare in diversi posti, va bene? due? Lo so. Ani, prendi il tuo carrellino, così mettiamo le merende, dai. Ok, bellina. Allora, papà va a prendere la frutta e il pesce, noi andiamo a prendere le merende per scuola. Dai. Possiamo prendere anche i Ritz che ti piacevano da portare a scuola, i Chipster. Ok, i Fonsi. No, i Fonsi tu no perché la maestra non vuole. Cosa fai? Lancia il carrello. Cominciamo con Anastasia. Anastasia, quante crostatine stai prendendo? Tutte quelle che ci sono? Ma ce ne sono solo quattro. Oh, va bene, poi veniamo a fare la scorta, perché Vanessina queste le mangia, anche a colazione. Tu queste le porti a scuola? Sì? Ok. Anche patatine. Adesso andiamo a prendere i Ritz. Quali, Ani? Ma si sciolgono ancora, fa caldo, adesso non si può. Però ascoltami, se vuoi te le compro e fai merenda la mattina, la colazione la mattina prima di andare a scuola. Ma devi fare colazione, Vuoi questo vuoi? eh? Il plum cake? Tu? Tu puoi portarlo a scuola il plum cake col succo, la maestra vuole. Dai. Compriamo, ascoltami, compriamo la confezione dei plum cake. Così ne mangi anche solo un pezzettino prima di andare a scuola. Ma lo sai che devi farla, tata, dai. Sì, la faccio, ma no, E con che cosa? Cosa ti piacerebbe avere? Pane Nutella? La mattina per andare a scuola, pane Nutella te lo posso fare perché ti dà energia. Va bene? Però la mangi, eh? Se non la mangi non te la do più, va bene? Devi farci solo colazione. Dove vai tu nel frigorifero? Qua che ti compro, eh? Cosa hai scritto? Ciao! Dove stiamo andando? Che non c'è! Sorpresa! Hanno tolto la Nutella dal nostro posto. Dove va? Dove va? Non Dove va? Dove è andata? Ha visto la Nutella da un'altra parte? Prendi questa, che non è per niente piccola, ma è quella grande. Dai, dai, su, fate le brave. Prendi, Fonsi, anche. Ma queste sono le bustine, mamma. Sono bustine, sì. E poi hai preso un'altra cosa. La Nutella è perfetta oggi per la crepe. Ho detto che oggi te la faccio la Ma crepe e basta. Poi, piccolina. no, non ti preoccupare che un barattolo di Nutella è sufficiente per 2 crepe. E Poi con la avanza. focaccia me la mangio già pranzo. Con che cosa? Col prosciutto? No, focaccia. Prendi. Guarda. Va bene. Ma pranzate con una focaccia e Amo basta. certo. No, pranzate col prosciutto e la focaccia. Cosa stai L'ho facendo? trovato. Cosa hai trovato? Quella gigante? Sì. Hai capito cosa ti ho detto io dell'uso della Nutella? E tu hai tolto l'altra? Pizza per Anastasia. Pronti? Andiamo. Sui libri, ok? E poi i Sì. cestoni per ritirare delle cose. Secondo me sono di qua. Manca solo quello? Penne ne abbiamo, abbiamo tutto, giusto? Bimbe. Cerchiamoli qua, io non le vedo le etichette, non so come fare. Quali Quelle da mettere sul libro per scrivere il nome e etichette? Ah, cognome. ma ce l'abbiamo a casa. Ma poche. Oh, ma perché? Non è possibile. Provate, fa vedere se sono belle. Quante sono? 120, va bene, va bene? Abbiamo trovato tutto? Ora siamo tornate a casa e. Devo parlare. Cos'è il linguaggio dei sordomuti? Allora, vediamo se riesco a dirlo.
Vediamo quanto equilibrio hai. Non riesco a tenerla. Bravissima Anastasia, complimenti. Guardate. Hai vinto il premio per quella che non riesce a tenere neanche un secondo. Mi raccogli per terra il bust, la tazzina, i giochini vari? Vanessa, apri soltanto uno di questi e etichettiamo tutti i libri. Anastasia, scrivi tu il tuo nome e cognome sui libri? Sei sicura? Prendi una penna. Oddio. Wow. Si è fissata con l'SPR. Cosa? Diglielo anche alla maestra. Diglielo anche alla maestra di stare zitta domani che devi fare l'SPR. Guardate. No, non aprirlo, non aprirlo. Anastasia, non aprirlo perché basta questi, bastano. Prendete una penna a testa, dai. Allora, ti posso dire una cosa? Era meglio scrivere sui libri. Era meglio scrivere sui libri col pennarello indelebile perché questi si staccano. E poi usate anche la penna cancellabile voi, fantastico, bravissimo. Ma certo cosa? Come? Vanessa, smettila. Penna incancellabile. Che quella glitter. Zitta che anche lei si è fissata. Ma tu ancora lo ancora? È nuovo, ha ragione. Usato ma nuovo. Va bene, ascolta. Dai, per favore, bambine. Ma che ti fai male elastico? Ti fai male. Prendi la forbice. Anastasia. Di tutti i libri, dai. Aspetta. Mamma mia, non sei neanche sentito. Wow. Ok, benissimo, mi sembri una psicopatica, ma va bene così. Allora, libro. Libri. Mio Dio, Anastasia. Ah, ma sono qua quelli dello scorso anno. Brava, che dobbiamo togliere ancora tutte le copertine. Mio Dio, siamo un attimino indietro, eh. Sei sicura che quello di quinta? Sì. No, è di quarta. Ok. Non ci sai anche il mio nome. Comincia a etichettare, scrivere nome e cognome. Ma metti VR o Vanessa e basta, Vanessa. Ah, ok, amore. Perché lo togli? Perché non sono. Era bello come ASMR, però. È vero. Anche devo scriverlo qua. Sì. Dove? Dappertutto. Vedete? Vediamo, sì, scrivi nome. Qua e qua. Cognome? No, no, sì. I libri vanno etichettati, non i quaderni. Sui quaderni dobbiamo mettere le copertine. Però Vanessa, non abbiamo preso le etichette che vanno nelle copertine. Dobbiamo modificare il nome, il numero. Ma magari è cancellabile. Pronto? Sei impegnato? Vita B. Wow, sei emozionata? Ultimo anno delle elementari, eh. Dico, sei emozionata? Cosa fai tu? Anche tu? Scrivi solo Anastasia, ok? Allora, io adesso, Anastasia, mentre tu fai questo lavoro, ti tolgo tutte le copertine dai quaderni vecchi, d'accordo? Sì, allora, scriviamo. Tranne in quelli non finiti. Ma Anastasia non ci sta. Come no? Ani. Ma no, ci sta Anastasia, dai, se scrivi piccolo. Togliamo il libro. Hai finito? Fammi vedere. Bravissima. Non vedo, amore. Due. Dov'è Anastasia? Qui non lo leggo. Ah, non l'avevo visto. Sono appiccicata. Anastasia. Bravissima. Però ti devo ricordare una cosa, che il libro di religione è su. Quindi dobbiamo andarlo a prendere. Ma domani non portiamo tutto, eh? Portiamo solo quello che ci hanno chiesto. Man mano, ogni giorno, porteremo tutto. D'accordo? Tu come sei messa invece? Queste scienze? Questa è storia, geografia, scienze e tecnologia. Vedi? Ecco. Sei contenta, amore? Sì, perché forse maestra scrisse... No, ho sbagliato. Vabbè. Sì, iniziamo da te. La maestra Elisa ha chiesto di portare il libro delle vacanze, il libro della lettura e parte del materiale. Quindi, cosa vuoi portare? Dai, Ani... Metti in cartella, il libro delle vacanze c'è già. Metti, aspetta, metti, perché? Perché hai l'ansia? Ma va. Metti il libro della, ce l'hai già nello zaino, quello delle vacanze. Poi metti quello della lettura che stavi leggendo. Quale? Finiremo di, quello di, della, no, quello della fattoria. E poi, che cosa portiamo? Cosa portiamo?
portiamo? Alla forbice mi serve. Io non so cosa portare. Ani, cosa portiamo? Ma in che senso cosa portiamo? Come materiale, tu vedi? No, devi portare la fattoria e basta, tutto. Brutto anatraccolo te l'ho fatto comprare adesso io. Adesso cosa ho detto? Di portare di storia, geografia? A te? Di te? Matematica. Adesso te lo dico. Okay. Storia, geografia, un libro delle vacanze e matematica, mi sembra. Questo? No, aspetta, ragioniamo un attimo. Tu hai etichettato tutti i libri, giusto? Sì, adesso ti dico che cosa vuole la maestra per domani. Il libro delle vacanze, poi storia, geografia... Allora, e matematica. Aspetta che li prendo. Allora, matematica. Scienze no? No. Allora, matematica. E anche il libro. Sì, facciamo libri e quaderni. Ma storia, geografia, matematica. Pulisco questi quaderni. No, i quaderni non sono da pulire. I quaderni sono nuovi e carta. Se mi pulisci il quaderno me lo rovini. Geografia? Sì. Doi. E storia. Geografia dov'è? Anastasia, se tu metti dell'acqua sul foglio, il foglio si rovina. Allora, geografia. Non farlo. Geografia, storia e matematica. Hai preso anche i libri? Sì. Bravissima, amore. Puoi metterli nello zaino, ok? Ok. Io non voglio iniziare a sclerare il primo giorno di scuola, quindi portiamo matematica, che è importante, italiano, ok? Quindi prendi libro e quaderno di matematica. Dov'è? Dov'è? Ah, giusto, no, aspetta. Facciamo così, Ani, portiamo tutte le copertine senza i quaderni, poi portiamo un quaderno a righe e un quaderno a quadretti, più quello che c'è già nello zaino che ti ho fatto riportare a scuola perché sono quelli vecchi dello scorso anno e hanno chiesto di essere riutilizzati quest'anno. Ok. Perché per me forse domani matematica e italiano la farete, che sono le materie più importanti, principali, ma non è stato specificato nulla dalle vostre maestre e quindi io ragiono così. Cominciamo a portare quelli e poi man mano portiamo tutto nei giorni successivi, d'accordo? Tanto sono i primi giorni. D'accordo. Sono i primi giorni e sicuramente non è che inizierete a fare lezioni a tempo proprio pieno. Va bene, tesoro? Sì. Vane, tu che stai facendo? Tu sei... La forbice ce n'è una, io lo so, adesso ti aiuto, aspetta. Dani, metti le copertine che mancano, così le hai già tutte a scuola, poi portiamo anche il block notes, ok? Mettile bene, tesoro, Bene. E poi ti volevo dare, come anticipato, un quaderno a righe e un quaderno a quadretti. E poi portiamo il libro di italiano e il libro di matematica, okay. Poi basta, allora, perché già pesa questo, troppo. Questi a quadretti. Quadretti allora va bene. Sì, portalo. Allora. Questo è una righe. Io l'ho già fatto. Sì, lo so, amore. Questo? Lo so. Ha un colore strano questo quaderno quadretti, è azzurro. I quadretti sono azzurri, questo? Questo no. Quello. Porta questo. Ok. Giusto perché mi ispira di più. Anche questo. E poi a righe. E poi uno a righe. Qua sotto. Sì. L'ho preso io. Yeah. Perfetto. Brava mamma, non è vero? L'ho preso. Ecco. L'hai trovato, Vane? Ok, quindi bene, metti questi due, una riga e una quadretti, bene bene, senza piegare le copertine. Perché c'è una benda? Questo qui l'ho trovato su, guardami Vane, anche questo, il quaderno, il libro di religione di quinta. E abbiamo trovato questa. Ma non è vero, questa era già sul tavolo. Ma tu ce l'hai la penna nell'astuccio? Ce l'hai la penna nell'astuccio? Ma sei sicura? Sì. E perché c'è questa penna? No, adesso quelle altre che mi piacciono di più, questa ci carica subito. Guarda che io voglio le ricariche. Guarda, l'hai trovata? No, non ci credo. Noi siamo usciti oggi in preda al panico. No. Sì, questa è la scorta dello scorso anno, che era su. Vabbè, fa niente. Ani, devi trovare... Ma devo mettere delle penne. Devi trovare il libro di matematica e il libro di italiano. Grazie. Zaini terminati. Speriamo di aver fatto correttamente, comunque il primo giorno poi ci diranno le maestre, ok? Dovete decidere la merenda da portare. Fonzi e baci. Estate. Fonzi e baci? Ed estate. Ok, cominciamo a mettere i fonzi e i baci nello zainetto, amore. Ok. Vai, tu invece? Estate. Ma l'estate, ma l'acqua? Portatevi anche l'acqua, che fa caldo, ci sono 30 gradi domani, L'estate con, ci sono i Ritz, c'è il panino col prosciutto. Se vuoi il panino però col prosciutto te lo faccio domani mattina. Ok. Vuoi il paninetto col prosciutto? Va bene, dai. E
di dama. Baci di dama. Baci di dama. Pranzate a scuola? Sì. Volete pranzare a scuola anche tu? Sì. Ok, va bene. Allora ragazzi, concludiamo qua il video. Vanessa, io ho visto veramente poco di quello che hai fatto tu, perché tu sei più grande, non c'è niente. Mamma, questo zaino è bellissimo, pienissimo, pienissimo di tasche, troppo bello. Poi qua avevo salviette. Porta anche un pacchetto di fazzoletti, però tu hai portato proprio il pacchetto intero. Mm. Poi qua. Che non capisco cosa serve. Qua la pochette con la carta e per lo spazzolino, eccetera. Brava. Qua gli evidenziatori. Okay. Ah, manca, sapete cosa manca? Il rotolo di carta igienica. Ani, tu no. Devi No, adesso, poi ce lo poi dimentichiamo. Qua. Brava, sì. E qua? I libri. Vediamo un po'. Boh. Ho visto che, vabbè, non hai portato ovviamente i fogli A4, neanche i cartoncini, ma quello ve lo dirà la maestra. Sì, metto la cartella. Ok, Anastasia, mi sembra che il tuo zaino sia più piccolo, non capisco. La tua cartelletta, o è più alta la tua cartelletta? Sì, lo so che vuoi la crepe, adesso te la faccio. Sì, va bene. Allora, salutiamo i nostri amici. Cicciolini e cicciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video. Buon inizio scuola. Ciao.